Salone Mondiale del Turismo 2019. Abbiamo il piacere di ospitare a microfoni Mediotel Radio in questo momento Silvia Donatiello, che è la rappresentante in Italia per quanto riguarda Gran Canaria. Ma raccontaci un po', innanzitutto, per chi magari non è esperto di geografia, dov'è? Allora, Gran Canaria è una delle 7 isole canarie, anzi 8, perché dall'anno scorso siamo diventati 8 isole. Auguri per questo nuovo figlio. Sì, che in realtà è l'area naturale protetta di La Graciosa, che è un isolotto di fronte a Lanzarote, ed appartiene alla provincia di Gran Canaria. Gran Canaria fa anche capitale di provincia di Gran Canaria, Forteventura, Lanzarote e La Graciosa, e fa parte delle isole orientali delle Canarie, cioè quelle con le spiagge più sabbiose e quelle più vicine alla costa africana, quindi leggermente più calde, diciamo così. Quindi stiamo già rosicando e immaginando con queste immagini in testa, va bene. Ma la presenza di Gran Canaria all'interno di questo evento così bello, così importante, quindi siti patrimonio UNESCO, quindi come mai? Noi partecipiamo già da un po' di anni, siamo riserva della biosfera da parecchi anni, sul 43% del territorio, eravamo candidati, adesso siamo siti UNESCO da questo luglio 2019, quindi proprio recente. Per auguri, festeggiamo, poi apriamo la bottiglia. Per Risco Caído e Montagna Sagrada, che sono dei ritrovamenti archeologici. Il primo, la Montagna Sagrada, erano le montagne sacre agli aborigeni. E le Canarie hanno una storia curiosissima. Noi, il motivo per cui siamo qua è proprio per far conoscere un aspetto di Gran Canaria che pochi conoscono. Le Canarie sono passate direttamente dalla preistoria al Medioevo, all'era moderna, neanche al Medioevo. Salto è breve, diciamo così. Esattamente, perché nel momento in cui vengono conquistate, siamo alla fine del 400, nel 1400, i conquistadori si ritrovano una popolazione che viveva ancora nella storia antica, quindi in un'era antica, e che vengono catapultati improvvisamente in pieno Rinascimento. Quindi questo è un po' il salto, diciamo, spazio-temporale delle isole Canarie. Il Gran Canaria è l'isola, è chiamata l'isola, il continente in miniatura, per vari motivi. Uno, per i suoi 49 microclimi che coesistono nell'isola. Sono 360 km di coste, di cui 62 di spiagge, quindi non è un'isola grandissima. 49 microclimi in un'isola così è abbastanza importante, anche per la varietà. Come ti vesti poi? Ma in realtà la media di temperatura annuale è di 24 gradi. Sempre bisogna considerare che quando più si va in alto, quindi più si sale, più scende la temperatura in inverno. E poi abbiamo l'altro motivo per cui è chiamata così, è perché riunisce tutte le varietà paesaggistiche di tutte le 7 isole, quindi possiamo trovare le dune di sabbia, le spiaggette, tutti i tipi di spiagge, dalla spiaggia vulcanica a quella bianca, alle piscine naturali nell'oceano, alle pinete, ai paesaggi lunari tipici delle isole vulcaniche come anche Gran Canaria, a paesaggi molto più, forse più impattanti, come i Big Canyon, che caratterizzano l'orografia centrale dell'isola. Quindi Gran Canaria è un paradiso per chi ama il mare e il sole, è un paradiso per chi ama lo sport, perché siamo una palestra all'aria aperta 365 giorni l'anno. Mi appunto. Ed è anche un paradiso per chi vuole conoscere, in questo caso, i siti dell'UNESCO, vuole conoscere la storia, vuole conoscere l'archeologia, vuole conoscere per esempio la capitale, che è una città, Las Palmas di Gran Canaria, con più di 500 anni, dove il centro storico Vegeta è una chicca, un piccolo gioiello da visitare. Troverete la casa museo di Cristoforo Colombo. Cristoforo Colombo, nei suoi 4 viaggi per le Americhe, 3 ha fatto scalo a Gran Canaria, e oltretutto aveva delle relazioni di amicizie personali a Gran Canaria che sono veramente documentate, quindi insomma ci sono tantissime cose. Sì, scoop storici che in pochi sanno. Sì, poi per esempio a Gran Canaria troverete l'unica piantagione di caffè in Europa, il caffè che cresce all'ombra degli aranci. È bellissima questa finca. Tanto di immaginarmelo. È molto molto bella questa finca La Laja, che si trova nel nord dell'isola, in una valle verdissima che si chiama la Valle di Agaete, e troverete anche la distilleria di rum più antica
d'Europa, che è quella di Areucas, anche perché il rum e la canna da zucchero inizia nelle Canarie e viene esportata in Centro America. Poi ovviamente, date le dimensioni geografiche, non c'è stata concorrenza e quindi per dirti il primato ve lo lasciamo a voi, va bene. Va bene, ok. Comunque è un territorio pieno di sorprese. Sì, devo dire, quando è che è la prossima escursione, la prossima gita lì in Gran Canaria? Ci appuntiamo tutti. Beh, ogni tanto facciamo dei press trip. Ascolta, raccontaci un po' questo sito patrimonio dell'UNESCO, facci viaggiare all'interno, raccontacelo un po', faccelo vedere. Diciamo che si trova nella zona nord ed è praticamente stato un ritrovamento fatto non tantissimi anni fa da un contadino che scavava e si è ritrovato questo ritrovamento archeologico. È una grotta a Risco Caído assolutamente unica, perché è stata fatta con criteri di astronomia, no, non solamente simbolici e religiosi, ma anche seguendo gli astri. Quindi è molto interessante, perché riproduce anche, ha un valore inestimabile, perché si riesce a capire esattamente come vivevano all'epoca. Anche cosa particolare? Le origini degli abitanti delle Canarie, cioè della popolazione preispanica, è ancora molto, discussa. Diciamo che ci sono varie teorie. Si sa che sono berberi e che venivano soprattutto dal Marocco, però non c'è uso della navigazione, gli aborigeni non conoscevano l'uso della navigazione, non vivevano sulla costa, vivevano più nell'interno. Quindi fa molto alien, ma extraterrestre questa cosa. Beh, lì no, ci stiamo mettendo un po' di nostro in questo, proprio no. Però diciamo che probabilmente le Canarie sono state abitate in più riprese, probabilmente fuggendo da una progressiva desertificazione del Nord Africa e non trovando sulle isole determinati materiali, sono rimasti praticamente come il ferro che già c'era nel continente africano, sono ritornati all'età della pietra. Molto ingegnosamente si sono ritrovati a rivivere e a ricostruire le cose, ma sono passati di nuovo all'età della pietra. Per sopravvivere bisogna fare qualcosa, no? Sì, erano popolazioni comunque che erano dediti all'agricoltura o all'allevamento, soprattutto questo, no? Molto pacifici, tra parentesi, avevano una società molto strutturata con i loro re, con le loro sacerdotesse, eccetera. E a livello di cibo, visto comunque fa parte sempre, secondo me, dei beni culturali, anche quello che unisce tutti. Diciamo che le Canarie hanno una gastronomia molto interessante, semplice, basata soprattutto sui prodotti locali, quindi molta frutta, verdura, pesce, eccetera. Ma anche, per esempio, c'è un prodotto che è stato adesso riscoperto dai nuovi chef, eccetera, che è il gofio, che è un prodotto aborigeno. Il gofio canario è il cereale macinato, soprattutto di grano, di mais, fatto diventare farina e tostato, che invece di essere usato come pane veniva proprio usato, si ammassava, si facevano delle polpette, si facevano il gofio insalzato, si facevano dei dolci, i bambini lo mangiano con latte, caffè latte con 2 cucchiai di gofio dentro. Quindi anche chi ha intolleranza alimentare, il gofio può andare bene magari, no? Sì, si fanno adesso. Non lo metti nel latte ovviamente. Si fanno, non so, per esempio un piatto tipico è il gofio insalzato, che è con la zuppa di pesce, quindi salato, in versione salata. Quindi ci sono vari. Andremo a cercare questo gofio su internet. Esatto. Poi famose nelle Canarie sono la spappa sarrugada, che sono queste patate canarie piccole che si mangiano, si fanno bollire con tanto sale, per quello si diventano rugose, che si mangiano con la buccia e con le salse mojo tipiche. Formaggi, vini, a parte il caffè rum che ho già nominato, comunque ci sono. Una piccola isola ma con tanta sostanza, no? Come dire, okay, va bene. E che messaggio possiamo dare agli operatori del settore, in questo caso gli operatori di Gran Canaria, comunque delle isole, affinché riescano ad avere una conoscenza più approfondita del loro territorio e dei loro beni culturali? Beh, io consiglio sempre di conoscere a fondo il territorio, nel senso di andare a scoprirlo e di non seguire gli iter turistici classici, di uscire un po'. Gran Canaria è un'isola che si presta
a essere visitata addirittura con, se uno vuole, con lo zaino in spalla, cioè di non consigliare di stabilirsi solo nella zona turistica della spiaggia e del mare, eccetera, ma di alternare. Oltre che la spiaggia c'è di più, no? Invece molto, che... di più, si può fare trekking, climbing, si può fare bicicletta. Adesso a fine ottobre abbiamo il Gran Canaria Walking Festival, che è un festival del trekking bellissimo, adatto a tutti, con tutti i percorsi che noi consigliamo di iscriversi e di provarlo, perché è una cosa molto bella. E poi il carnevale, da non perdere il carnevale a febbraio. Dobbiamo riempire l'agenda qui, va bene. E un messaggio per i giovani che ci ascoltano, che magari stanno entrando adesso nel mondo del turismo, affinché riescano a fare la differenza in questo settore e anche insomma, la differenza per il nostro bel, in questo caso il vostro bel paese. Ma io consiglio la creatività, un po' l'originalità, uscire un po' fuori dai canoni, dal prestabilito. Siamo nell'Unione Europea. Il mio consiglio è, visto che ci sono tutti i vantaggi di essere nella stessa, diciamo così, esattamente, io consiglio di essere originali, di essere creativi, di proporre delle cose anche solo di target, magari anche solo per amanti del surf, o per amanti della bicicletta, o per gli amanti delle camminate, di alternare, di non fare solo una sola cosa. Silvia, io ti ringrazio tantissimo per il contributo che hai saputo dare con questa intervista all'interno di questo contesto. Vi followiamo adesso, saremo i vostri stalker digitali, e quindi ci vediamo alla prossima, e insomma nel momento in cui riuscirò a venire a Gran Canaria ti contatto direttamente. Va grazie. Bene, grazie. Ciao, grazie, ciao.